Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di Prima Mattina. Oggi torna a trovarci nei nostri studi Pasquale Di Ferdinando dell'Associazione dei Consumatori Robin Hood. Ma cominciamo con la rassegna stampa, andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate questa mattina dai quotidiani locali, iniziamo con il Centro. Amministrative a Teramo, si ricandidano 8 ex assessori, Teramo al voto, altri 7 mollano, il popolo della famiglia, sesta lista per Morra. Maratonina pretuziana, hanno corso a Teramo il 1 maggio in 3.000. Nelle cronache Alba Adriatica, sisma, sfollato si uccide dopo aver perso tutto. Processo a Teramo, condannato per truffa, un finto carabiniere. Delitto di Alba Adriatica, cacciati dall'aula per gli insulti all'imputato. Catastrofi, l'Abruzzo si difende, pronto il piano per le maxi emergenze, terremoti, valanghe e attentati. La sanità regionale è pronta sulla carta a rispondere. Ecco la mappa degli ospedali. Malattie rare, la solidarietà degli abruzzesi, sabato e domenica decine di punti vendita Telethon nelle 4 province per aiutare la ricerca. Trasporti, lo sciopero in Abruzzo, tua scoppia la protesta del sindacato censurato, il sindacato è Orsa. L'incognita del governo, Salvini ora chiede il pre-incarico, il colle pronto ad un nuovo giro fra le forze politiche, parole al veleno fra 5 Stelle e Lega. Sui numeri e caos nel PD, no dei renziani alla conta. L'industria delle vacanze in Abruzzo, il nostro turismo va rivoluzionato, il neo assessore D'Ignazio presenta Abruzzo attrattivo, in programma l'8 e il 9 maggio a Pineto e Fara San Martino. Teramo, verso le elezioni comunali ci riprovano 8 ex assessori di Brucchi, ma altri 7 non saranno in corsa. Gli aspiranti sindaci scendono ufficialmente a 7. Simona Lupi sosterrà Morra. Il popolo della famiglia dice la nostra scelta è legata all'affinità di valori con il leader del centrodestra. Domani al San Matteo ci sarà la presentazione ufficiale di Giandonato Morra. I candidati si occupino della centrale Enel. Per il presidente del comitato Cona è ancora possibile ottenere il trasferimento in contrada Gattia. Oggi al via il processo al rettore, doppio incarico, prima udienza con il rito immediato chiesto da D'Amico. Non salterà per lo sciopero nazionale proclamato dalle Camere penali, gli avvocati per questo caso si asterranno. Finto carabiniere truffa un anziano, condannato a 4 anni. L'uomo era accusato di estorsione aggravata e per questo era stato arrestato a Napoli. Si era fatto consegnare 4.000 euro del pensionato, dicendogli che la figlia era in stato di fermo. Il commissario costa 10.000 euro al mese. Pizzi rende noto il suo compenso e quello dei collaboratori, sindaco e giunta, costavano 30.000 euro. A Basciano c'è l'accordo per la videosorveglianza in paese. Oggi in Ateneo Grassi racconta chi e perché ha ucciso Aldo Moro. Incontro con l'ACI, sarà il vescovo a benedire i veicoli il prossimo 1° luglio. Poste Italiane paghi gli interessi sui vecchi buoni. Il giudice di pace accoglie il ricorso di padre e figlio. Valgono le condizioni stabilite al momento dell'acquisto. Aperte intanto le iscrizioni alla seconda edizione del Memorial Nicola Puliti di calcio a 5. L'evento, numeri da primato per la maratonina, hanno corso in 3.000, l'università è il gruppo più numeroso, al traguardo in 488, gli organizzatori, ora va rilanciata la gara competitiva ed è stato un giorno davvero di grande festa, quello del 1° maggio a Teramo, grazie soprattutto alla maratonina pretuziana. Il delitto di Alba Adriatica, insulti all'imputato, il giudice caccia fuori dall'aula i familiari. L'albanese accusato di aver accoltellato a morte Emanuele Spinelli ha chiesto il rito abbreviato, momenti di tensione in udienza, fuori dal tribunale manifestazione dei parenti della vittima. Martinsicuro, rifiuti abbandonati dopo il ponte del 1° maggio.
In occasione della festa della mamma, biscotti per aiutare Telethon, donazioni per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Oggi e domani a Silvi ci sarà un convegno di cardiologia sulla diagnosi per immagine. Acqua putrida nel Salinello, arriva l'Arta, Sant'Omero, sopralluogo dei tecnici dell'agenzia e della polizia locale nel canale da cui si verifica lo sversamento. Donazione di 1000 euro al centro per la fibrosi cistica dall'associazione San Giovanni Street di Colonnella. Civitella verso il voto, sbranchella, non scioglie le riserve, probabile la presentazione della sola lista del sindaco uscente. Sant'Egidio, boom di presenze alla fiera del 1° maggio. Sabato a Colonnella, 10 finalisti si sfidano nel concorso Drag e Quale. Alba Adriatica, suicida imprenditore terremotato, aveva 55 anni, era del Maceratese e attendeva che i suoi bed and breakfast inagibili venissero ricostruiti altrove. Forza Italia accusa popolazioni del centro abbandonate. 5 Stelle, questa è una sconfitta per tutti. Alba al voto, Cicchetti molla il centrodestra, il commerciante vira sul sostegno alla sorella Gabriella che appoggia l'ex sindaco Antonietta Caciotti. Tortoreto, bimbi non vaccinati, tensione alla materna, Bambin Gesù. Tortoreto ancora riapre l'area camper, per adesso è utilizzabile solo una parte del terreno di via Napoli, vicino allo stadio. A Giulianova morto l'industriale travolto dal trattore, il 77enne Fortunato De Luca era il patron di Europa Acciaio, l'incidente nel suo terreno di Sant'Omero, domani i funerali. Scuola De Amicis, spunta l'ipotesi dei doppi turni, se dovesse arrivare la conferma della scarsa sicurezza dell'edificio si dovranno trasferire gli alunni. Memorial della penna di calcio giovanile, vincono ancora i Delfini, premio al pilota Tarquini. A Roseto manca il personale in comune, la giunta riorganizza gli uffici, previste rotazioni di dipendenti per colmare le lacune nei settori che sono in maggiore difficoltà e sofferenza, procedure di mobilità per fare arrivare un nuovo dirigente, se nessuno accetta si farà il concorso. Sempre a Roseto i migranti puliscono il parco Leng, erba alta in molte zone della città, l'assessore Petrini ricorre a ditte esterne. In contrada Tanesi, fondo dissestato e pericoli sulla strada provinciale 19. Scontro frontale tra auto, 5 feriti, il 1° maggio, l'incidente è accaduto il 1° maggio nella zona del Borsacchio. Silvi verso il voto, 4 candidati sindaco e 10 liste. Si completa il quadro elettorale con Del Vecchio che scioglie le riserve e si aggiunge a Comignani, Astolfi e Scordella. A Pineto si sposta il mercato del sabato, commercianti in allarme. Silvi, concerto del 1° maggio animato dalle band locali, biglietti vincenti della lotteria, i numeri sono pubblicati questa mattina sul quotidiano Il Centro. Ed è tutto per le notizie dalla provincia di Teramo, adesso leggiamo le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzesi, iniziamo con quella di Pescara, la città cantiere, caos e disagi sulla riviera, chiusa fino a via Tassoni, lavori per rifare il manto d'asfalto si sono spostati sul terzo tratto del lungomare. Montesilvano, i servizi alla cittadinanza e il Parco della Libertà in gestione al Dog Village. Chieti, la Movida sbarca in centro, la Maxifesta invade piazza San Giustino. All'Aquila, aeroporto di Preturo, atto finale, il comune dà lo sfratto alla Express De Matteis, dice alla società di gestione non ha ancora risposto al nostro ultimatum, dobbiamo riscuotere 3,6 milioni di euro. A Sulmona, lavori post terremoto, ricostruzione, sono 500 le pratiche ancora bloccate. Per la cultura e gli spettacoli, il personaggio Raffaele Fraticelli, il ritorno di zii Carminuccio, la voce del programma cult della Rai Abruzzo, Pelà Maiella, domenica celebrerà il miracolo del lupo a Pretoro.
Per quanto riguarda lo sport, purtroppo c'è stata l'impresa della Roma per quanto riguarda la prestazione, ma non ce l'ha fatta a superare il turno. Roma, l'orgoglio non basta, a Kiev sarà Liverpool-Real. La gara è finita 4-2 per i giallorossi, che però sono fuori dalla Champions, pur avendo sfiorato la rimonta, ed escono dall'Olimpico tra gli applausi. Il rugby in lutto, muore dopo il placcaggio, il papà si continui a giocare. Non ce l'ha fatta la 18enne Rebecca Braglia dopo uno scontro di gioco a Ravenna. Domenica aveva battuto la nuca a terra subito dopo l'operazione, ieri purtroppo è deceduta. La Serie B lotta per la salvezza del Pescara, salvezza vicina, pillon e ritmo playoff. Mi piacerebbe restare, dice il tecnico. Il Pescara con il nuovo allenatore ha conquistato 9 punti in 6 gare. Verso la gara di Novara, basta un punto per la festa, per Rotta non ci sta e dice dobbiamo vincere. Serie C, a 90 minuti dalla fine, Teramo le combinazioni per scongiurare i play-out. Domenica la Reggiana Albonolis si gioca alle 17.30. La società ripropone la possibilità dell'ingresso gratuito agli under 18 nel settore distinti. Se vinco torno a piedi, Ronci mantiene la promessa. Chieti eliminato, il tecnico dello Spoltore festeggia a modo suo. Maratonina pretuziana per quanto riguarda la gara competitiva, quella che c'è stata nel pomeriggio. Adugna al terzo posto, a Teramo primi i keniani Kanda e Kisorio. La Rotto vince tra le donne davanti alla teramana Sabatini. Ciclismo, le gare in Abruzzo, Montrone, Cecchini, Stelle di Casoli. Per quanto riguarda il basket di A2, gara 2 play-out, di Paolo Antonio il pubblico di Roseto ci trascinerà. Stasera alle 21 al Pala Maggetti la rivincita contro Roma, il coach a Napoli, Piacenza, non penso, voglio vincere, dice l'allenatore del Roseto. Per la Serie B, Amatori e Campli alla riscossa per poter andare alla bella. Il volley femminile, trofeo delle province, festa di talenti e colori. La rappresentativa sud-est gialla si aggiudica le Kinderiadi, una vetrina per le nuove campionesse. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano La Città. Albergatore sfollato si toglie la vita, si lascia cadere dal balcone della casa di Alba Adriatica. Nel sisma aveva perso 3 bed and breakfast nelle Marche. Maratona politica, 1° maggio, l'appuntamento diventa anche una vetrina per i candidati. La sinistra si spacca come il PD, articolo 1 verso D'Alberto, Sinistra Italiana invece verso Cavallari. Ripartiamo dai dati per rilanciare il turismo. Il neo assessore Giorgio D'Ignazio traccia la strada per recuperare terreno. Azioni mirate di marketing servono, dice l'assessore. Per la cronaca, doppio colpo, svaligiate cassaforte e bancomat. Ladri scatenati nel Chietino portano via un bottino totale di 80.000 euro. Sanità, la regione si dota del piano per rispondere alle maxi emergenze. Al vertice della catena di comando è stato nominato il dottor Alberto Albani, direttore del pronto soccorso di Pescara. Religione, una lettera ai giovani in vista del sinodo. Il vescovo Leuzzi anticipa alcuni contenuti della veglia mariana del 12 maggio a San Gabriele dell'Addolorata. Madonna delle Grazie, quest'anno il vescovo benedirà auto e mezzi militari. La delegazione ACI Teramo ha incontrato Monsignor Lorenzo Leuzzi. È stata anche la maratonina dei candidati, l'edizione numero 39, trasformata in ottima vetrina di visibilità per le prossime elezioni amministrative. Botta di vita a Teramo, 1.750 iscritti alla corsa non competitiva e tantissima gente in centro per festeggiare il 1° maggio con corsa e virtù. Per quanto riguarda la gara competitiva, i vincitori, vittoria al keniano Kanda, Rotto vince tra le donne, Unite è ancora il gruppo più nutrito, Interamnia invece vince tra le palestre. Gli alleati a sinistra, anche la sinistra si spacca tra D'Alberto e Cavallari. Alessiani di articolo 1 verso D'Alberto, Ciccantelli di Sinistra Italiana e Giannella di Prospettiva Comune invece per Cavallari. Liberi e Uguali, la spaccatura dal primo partito del centro-sinistra si riflette anche sugli alleati naturali, divisi alla stessa maniera.
Domani Morra presenta la sua candidatura con tutti i suoi sostenitori. Quartieri, delocalizzazione cabina Enel all'Acona, concluso il lavoro del comitato, il presidente Domenico Bucciarelli si appella ai candidati per dare una chance allo spostamento in contrada Gattia. Gli alleati civici, ultimi possibili tentativi di alleanza tra i civici, la lista di Rabuffo vicina all'abbandono della corsa, confronto sui temi tra Covelli e Di Dalmazio. Rabuffo e Covelli, il primo è uscito dall'alleanza civica per D'Alberto, il secondo ha rifiutato l'ingresso nell'alleanza con D'Alberto. Gli ultracattolici, accordo tra Morra e Popolo della Famiglia, Simona Lupi rinuncia alla corsa da sindaco e appoggia Morra. Ricandidature, Guardiani e Marchese nella lista di Forza Italia, definiti candidati, l'attenzione si sposta su liste e quote rosa. 4 anni al napoletano truffatore di anziani, si è spacciato per carabiniere avvocato spillando 4.000 euro con la truffa della figlia nei guai con la giustizia. Il dramma, imprenditore sfollato dal sisma, si toglie la vita. Il marchigiano Massimo Dell'Orso risiedeva dal Badriatica dopo aver perso i suoi 3 bed and breakfast. La vittima, Massimo Dell'Orso, non ha retto ai problemi fisici e ai 2 anni di disagi causati dal sisma che l'aveva costretto a lasciare la sua terra. Per la politica, il Popolo della Famiglia presenta a Nereto la marcia per la vita. Rito abbreviato per l'omicidio Spinelli, familiari provano ad aggredire l'assassino durante l'udienza preliminare. Il delitto, Manuel Spinelli è stato ucciso a coltellate dal 28enne Fitimi Koldashi davanti al pub Wolf. Alba Adriatica al voto, Paolo Cicchetti si chiama fuori dalla competizione. A Sant'Omero prelievi dell'Arta sul canale inquinato di Poggio Morello, ieri l'intervento dei tecnici dopo la richiesta presentata alla Polizia Municipale. Morto l'imprenditore travolto dal trattore, domani nella chiesa dei Benedettini l'ultimo saluto a Fortunato De Luca, l'incidente, il 77enne giugliese è morto in ospedale dopo essere stato travolto dal trattore a Sant'Omero. Giulianova, nuove promesse della regione per i lavori al porto, incontro a Pescara tra dirigenti e il presidente dell'ente Marco Verticelli. La polemica, Movimento 5 Stelle contro l'oppressione fiscale, manifesti abusivi, siamo a Roseto, Marconi attacca il movimento, professano il rispetto delle regole e poi non pagano l'affissione. La risposta, Valentina Cornelli risponde via Facebook mostrando il bollettino, se ci sono manifesti abusivi dice vanno rimossi subito. Fontanelle, petizione popolare contro la chiusura del bancomat lanciata dal candidato consigliere Domenico Cantoro della lista Atri Civica. Silvia al voto, per cercare la vittoria fioriscono le liste d'appoggio, il centrodestra prova ad utilizzare il metodo Molise con 4 liste, 3 invece per il centro-sinistra, corsa a 2, tutti ostentano ottimismo ma con il ballottaggio alla fine saranno solo in 2 a giocarsi la poltrona di primo cittadino. Atri al voto, il Movimento 5 Stelle chiede il sorteggio per gli scrutatori delle elezioni, rendiamo più trasparente e corretto il processo di selezione che fino ad ora è stato solamente fumoso, dice il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la cultura, fantasmi dalle gare al comunale, domani sera ad Atri la commedia grottesca ispirata al film High Spirits, interpretata dagli studenti del laboratorio teatrale del liceo Zoli, sempre di Atri. Teatro tutto guizza e scompare al liceo Einstein, lo spettacolo degli studenti per il 150° anniversario della nascita di Pirandello. Sport calcio, Teramo, cosa serve per salvarsi già domenica? Una improbabile combinazione di risultati potrebbe consegnare la permanenza senza play-out. Il destino in 5 gare, sono 5 le gare dell'ultimo turno da cui può passare il destino del Teramo a caccia della salvezza.
a 90 minuti dal termine, incastri, classifiche avulse, obiettivi delle formazioni che incrociano i loro destini nell'ultima giornata di campionato. Il Teramo spera, ma lo Spettro play-out col Vicenza è dietro l'angolo. Verso la Reggiana, De Grazia, 3 punti con la Reggiana e poi vedremo gli altri risultati. Il centrocampista biancorosso: nelle ultime settimane potevo fare qualcosa in più, peccato per quei pareggi. La pallamano Lions Teramo, sconfitta fatale, addio a 1 nel doppio confronto con il Merano, vince il Merano, biancorossi retrocessi ma applauditi al pala Giorgio Binchi. Sport estivi, Alba e Giulianova, protagoniste del beach volley Under 21, alle manifestazioni parteciperanno le migliori coppie giovanili che provengono da tutta Italia. Il torneo, tutti vincitori allo Spiagge d'Abruzzo Cup, come da tradizione salgono sul podio tutte le squadre giovanili impegnate nella manifestazione rosetana. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano La Città, adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate dai siti web ml.it e cityrumors.it. Iniziamo con ML, il sito diretto da Roberto Almonti. Sarà processato con lo sconto di pena per l'omicidio sul lungomare, il padre della vittima tenta di aggredirlo in aula. Acqua torbida a Crognaleto, il sindaco vieta l'uso potabile, la Ruzzoreti lavora su una rottura all'adduttrice della sorgente Malbove. Serie C, doccia fredda del Tribunale Federale Nazionale, niente penalizzazione a Sant'Arcangelo. Unite Gero Grasso oggi svela la verità negata sul caso Moro. L'associazione Ipsis porta al Comunale di Teramo il filosofo Galimberti, che parlerà agli studenti domani mattina a partire dalle 10.30. Superstizione e mondo animale nell'appuntamento del caffè scientifico del WWF. Contrada Sodere apre mercoledì il cantiere per sistemare la provinciale numero 26. E infine per la politica i sindaci diminuiscono a 7, anche il popolo della famiglia si aggiunge alle liste che sostengono Giandonato Morra. Ed è tutto anche per ml.it, adesso andiamo a vedere insieme le notizie pubblicate questa mattina da cityrumors.it, il sito diretto da Luca Zarroli. E vi ricordo che subito dopo la rassegna stampa sarà nostro ospite Pasquale Di Ferdinando dell'Associazione dei Consumatori Robin Hood. Queste le notizie pubblicate da City Rumors. Alba Adriatica, omicidio Manuel Spinelli, albanese ottiene il rito abbreviato, tensioni ieri in aula, in tribunale. Droga vera e sale venduto per stupefacente, 7 arresti ad un festival musicale di Rimini. A Cocullo si è rinnovata la tradizione dei serpari, sciacalli a Rigopiano presi con 130 kg di rame dell'hotel Lanciano, svaligiata cassaforte in casa, bancomat esploso a Mozzacrogna. Per quanto riguarda sempre la provincia di Teramo, siamo sempre su cityrumors.it, elezione Alba Adriatica, tutti gli interrogativi del centrodestra. Tortoreto, fuori uso il semaforo della Chiesa. Alba Adriatica, nuova illuminazione a LED, è partito il progetto sul lungomare. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, ci fermiamo per qualche minuto e poi incontriamo Pasquale Di Ferdinando.